Cioè, in acqua non può spawnare? Vediamo adesso. C'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Hola ciurma, benvenuti in questo nuovissimo video. E come vedete, sì, ho la falce della morte. Questo perché, ragazzi, ho aggiunto la mia mod di Minecraft, che ancora è in alfa, quindi non è pronta al 100%, anzi non è neanche in beta. Ma se siete curiosi, qui in alto a destra trovate praticamente uno spezzone di live dove vi mostro per ora tutti i vari oggetti. E quindi sì, prima di rilasciare la mod e prima di completarla, ho già deciso di aggiungerla all'interno della CreateCraft, perché oggi andremo a fare diverse cose. In particolare, ragazzi, cosa fa questa falce della morte? Beh, ha una particolarità, ovvero che ci permette di ottenere quasi al 100% le teste dei Wither Skeleton. Quindi, come prima cosa, cosa facciamo? La incantiamo subito. Gli mettiamo già un bello sharpness, insomma, la incantiamo al massimo. Perfetto. Ho tipo usato un botto di livelli. Sono al 46, aiuto. Allora, intanto abbiamo un bellissimo mending. Bam, lo mettiamo subito. Il knockback ci può stare? Perché no? Lo mettiamo per ora tipo così. Adesso dobbiamo mettere per forza di cose lo sharpness. Direi anche un unbreaking. Vediamo. Intanto abbiamo... ah, questo knockback è ancora meglio. Bene, raga. Diciamo che con gli enchant abbiamo già fatto tutto. Ho messo lo sharpness per aumentare il danno di questa falce, che già fa, ragazzi, 10 di danno. È tantissimo. Ed è bellissimo comunque vedere appunto ancora che non, cioè, manca ancora il nome della falce. Infatti c'è tipo il codice dell'oggetto. Come vedete, la mod è ancora in alfa, ma appunto per questo dovete sbizzarrirvi adesso qua sotto nei commenti con tutte le vostre idee. Le idee più belle verranno aggiunte all'interno della mod. Infatti, ragazzi, guardate quanti oggetti già sono stati aggiunti. Ma soprattutto le idee più belle verranno aggiunte all'interno della mod, e ci sarà anche il vostro nome, come ad esempio in questi oggetti. Come vedete, tipo Banner Idea, c'è il nick di Crazy Joe in questo caso, c'è il nick di Zero, c'è quasi addirittura ne ha consigliati due, c'è quello di Luke. Insomma, raga, potete darci un sacco di consigli qua sotto nei commenti. Ed in più, ragazzi, vi ricordo che questa mod sarà disponibile per tutti i miei abbonati sul sito Viola. Quindi sbrigatevi ad abbonarvi. Vi aspetto anche questa sera alle 20 in live. In questo modo vi mostrerò altre cosette della mod, altri aggiornamenti che abbiamo fatto, ma soprattutto andremo avanti con il progetto sia dell'orologio e sia del progetto calabrese, ovvero quello dell'olio super mega piccante, dove faremo un sacco di energia mega centrale piccante. Ma in tutto questo, stai chiedendo meme, c'è un attimo di confusione. Perché hai fatto questa falce? Perché, ragazzi, andremo a zappare tante teste oggi. E perché servono le teste? Perché andremo a evocare due Wither Boss. E perché abbiamo bisogno di due Nether Star? È un segreto. Però prima abbiamo bisogno di cibo, quindi prendiamo del riso. Ok, 64 di riso va più che bene. Adesso abbiamo bisogno di un'altra cosa, un pochettino di carne. E intanto guardate che bello avere adesso finalmente la CreateCraft di notte. E l'orologio che gira. Già, come vedete, siamo andati avanti pure nella scorsa live. Abbiamo iniziato già gli altri quadranti e soprattutto abbiamo già smontato la parte sotto. Abbiamo fatto già un paio di cambiamenti. Stasera poi continueremo in live. Allora, ho il riso, ho bisogno adesso di carne. Perché andremo, ragazzi, a fare una cosa. Andremo a craftare un nuovo cibo, un cibo molto particolare. E in realtà usiamo già la padella. Ciao, mucca! No, 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 creeper no. No, raga, ma c'è pure un phantom! Che sta succedendo? Allora, raga, subito andiamo a dormire. Perché qui, se no, è veramente un casino. Dobbiamo dormire ormai e... mamma mia, non sono abituato, non sono abituato. Allora, eccoci qua. Andiamo subito, ragazzi, a craftare un nuovo cibo della mia mod. E visto che è la mia mod, non possiamo non craftare con del riso e della carne. L'arancino! Fermi tutti! Abbassate i forconi! Hai detto arancino, no eme, è arancina! Siamo, ragazzi, noi inclusivi per tutti i siciliani. Quindi, se andiamo a togliere questo riso e questo riso, avremo l'arancina. E come vedete, una è a punta e l'altra a palla. Ora ditemi nei commenti, quella a palla è l'arancina o l'arancina? No, no, non lo so. No, non mi... no. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Da me le fanno a punta, da voi siciliani. Come minchia le fanno? Ah, 48 arancini in questo caso. Che io ogni volta vado giù in Sicilia e manco mi ricordo come li chiamo. Ormai dico tipo... oh, mi dai un arancino? Così.
Non vengo accoltellato. Quindi ragazzi, adesso andiamo subito nel Nether per prendere delle teste Wither. Infatti appunto, come ho detto prima, la nostra bellissima falce ora come ora al 100% di drop rate delle teste di Wither. Sicuramente verrà poi cambiato perché è molto sgrava come roba. Però essendo la falce della morte, ci sta, diciamo, che droppa sempre la testa. È una falce. Comunque, tutti i consigli sono sempre ben accetti nei commenti. Ah, aspettate un attimo. Ed eccoci qui, giunti nella fortezza dove spawneranno un sacco di Wither Skeleton, vero? Allora, ce ne servono 6. 6 Wither Skeleton, non tantissimi. E abbiamo fatto già tutto. Quindi cortesemente spawnate. Ma tipo ora. Per favore. Ok ragazzi, ne ho visto uno, è là sotto. Andiamo, andiamo. È giunto il momento. Eccoti. Ah! Ah! E ragazzi, abbiamo la prima testa. Come vedete, funziona. Naturalmente adesso quello che vi mostrerò, ragazzi, è una versione iniziale della mia mod. Quindi tutte le texture, funzionalità, eccetera, potranno sicuramente cambiare. Anzi, sicuramente cambieranno durante il corso del tempo. Però non vi preoccupate, vi darò aggiornati al riguardo. Oh, ma tu... Grazie. Era. Ciao carissimo. Come va? Olè. E siamo già qua da 3 teste. No, allora, voi non mi droppate la testa. Ragazzi, sbaglio o ho fermato una freccia? Oh, sbaglio o ho fermato realmente una freccia così dal nulla? Ah, ed ecco qui gli altri. 1, 2, 3, 4. Aia, come hai usato? Come hai usato? Ok, ragazzi, ci siamo. Mangiamo un arancino che ci cura dal Wither. Ragazzi, torniamo a casa. Andiamo a spawnare adesso il... Andiamo a spawnare 2 Wither, boss. Let's go. Comunque, ragazzi, per ora qui la nostra bellissima fonte infinita di lava sta andando alla grande, devo dire. Ci sta, che bello, che bello. Tra poco ne utilizzeremo veramente un casino. Ma proprio un casino, un casino, un casino. Ah... Un arancino al giorno, togli il medico di torno. Allora raga, visto che il Wither fa abbastanza danno, io già mi sono, diciamo, equipaggiato a dovere. Abbiamo padella, abbiamo il nostro bellissimo M4, la pistoletta bellissima, il nostro cecchino e la nostra spada con smite. Quindi adesso ci rimettiamo in questo punto e spawniamo i 2 Wither boss. Questo perché ragazzi? Perché già li avevo spawnati tempo fa, ma non trovo più le Nether Star. Non so se le utilizzate, che fine hanno fatto o altro. Ma adesso noi 2. Sì, proprio tu, al ferro puntato. Ti sei iscritto al canale? Come no? Allora, qui in alto a destra è spuntata la notifica. Cliccaci subito e iscriviti. Non lo stai facendo? Adesso è lui sulla coscienza. Ora iscriviti. Cosa? Non hai lasciato neanche like? Lascialo subito. Non lo stai facendo? Non lo stai facendo? Frate, non c'è nessun altro ormai da killare qui perché ho decimato tutti. Ah! Oh! Ci siamo capiti. Lascia subito like. Scusate ragazzi, è stata tipo una specie di interferenza, non ho capito bene che è successo. Comunque, ma evochiamo il nostro bellissimo Wither, ma lo evochiamo tipo lì? Andiamo, andiamo, andiamo. Che bello volare con le elitra che non si vedono le elitra, mi piace. Voto 10. Ci sta. No, però così mi va a bucare il terreno, no, non voglio, non voglio, non mi deve devastare il mondo. Lo sponiamo qui, in mezzo all'acqua, ecco. Allora, c'è un problema qui, ragazzi. Perché non spawna il mio Wither? Cioè, in acqua non può spawnare? Vediamo adesso. C'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Perché non va? Allora, non mi dite che è colpa di questo fiore. Ma non ci credo. Non ci posso credere, vabbò. Allora, ragazzi, pronti? Aspettiamo. Mi diamo un bel colpo di cecchino. Pam! Pam! Ok. Si va di padella. Aia, fa malissimo. Aia. Aia. Aiuto. Aiuto. Devo recuperare vita, devo recuperare vita. Mi serve qui la spada. Ok, ok, non me l'aspettavo così forte. Oddio. Spada con smite. Aiuto. No, mi sa che abbiamo un problema. Toh, mo vediamo quella spada con smite che fai. Ah. Ah. Ah, è morto. Easy. Ragazzi, prima Nether Star fatta. Mamma mia, ragazzi, che bordello. Non ci posso credere. Cioè, ho devastato un mondo. Ok, mettiamoci qua, ragazzi. 2 bei colpi di cecchino assestati e let's go. Ok, pam. Ah, ma aspetta. Ah, ah. I proiettili vanno anche oltre la sua barriera. Vabbè, che dire. Vabbè, ragazzi, questa zona poi andremo a sistemare successivamente. Visto che è notte, direi che andiamo pure a dormire.
Sì, perché no? Allora, ragazzi, adesso, prima di utilizzare le Nether Star, dobbiamo un attimo prendere un pochino di lana bianca e anche di lana viola. Di che stanno facendo? Quindi prendiamo un attimo le cesoie e direi che coloriamo un attimo questa e anche questa qui. E facciamo sduk e sduk. Tu sduk. Abbiamo comunque veramente pochissime pecore. Mi sa che è arrivato il momento un attimo di ripopolare quel recinto. Quindi, care pecore, venite qui. È arrivato il momento, si mangia. Dai, anche per voi mucche, si rimasero ormai in due. Mangiate, mangiate. Adesso ragazzi, con la lana possiamo fare un crafting sempre di un oggetto della mia mod, che è bellissimo. Vediamo se era così. Yes, ragazzi, abbiamo la piscina viola. Ci servirà per una cosa. E intanto appunto prendiamo un razzetto e un secchio d'acqua. Voliamo, un bel decollo così. Diciamo non il massimo, non ottimale veramente, però accettabile. Mi sono un attimo ubriacato tantissimo. E raga, arriviamo qua sopra. Quindi ragazzi, c'è questo piccolo buco qua sopra con dell'acqua, che ormai non ci servirà più. Infatti in realtà possiamo anche tapparlo con... mettiamoci della cobblestone in maniera veramente brutale. E quindi adesso ragazzi possiamo piazzare la nostra nuova piscinetta. Soltanto che guardate già cosa abbiamo fatto dentro la mod. Se c'è un ostacolo ti dice quanto è grande l'oggetto, ti fa capire quindi qual è il blocco in mezzo alle scatole. In questo caso c'era questo qui, l'abbiamo messo adesso in quello accanto. E la cosa bella è che bam, si può riempire con l'acqua e diventa una fonte d'acqua infinita subito. E quindi adesso c'è una cosa molto comoda, ovvero questa. L'ho fatta proprio per questo motivo, perché quando mi schianto contro casa mia, olè, eccoci qua. Se tolgo adesso l'elitra, posso tranquillamente fare questo. Olè, è nella piscina. Bellissimo. Ok, ok, adesso a parte le cavolate andiamo avanti con il progetto delle due Nether Star. A cosa ci serve? A quale crafting folle serve avere due Nether Star? Ve lo mostro subito, vi mostro... va bene. Vi mostro subito, ragazzi. Andiamo a craftare con una Nether Star, un pezzo di stone sotto e un altro sopra, muretto e muretto. E abbiamo, ragazzi, lui. Abbiamo la statua di The Rock. Guardate che bello. Proprio vi fissa così, cioè, guardalo. Guarda che occhio. È in ultra HD anche, raga. È assurda come cosa. E adesso quindi andiamo a craftare la seconda. Perché serve una Nether Star? Beh, ragazzi, è la roccia, quindi utilizziamo naturalmente della pietra. E la Nether Star, sì. Ma naturalmente a cosa ci serve questo The Rock? Ragazzi, il The Rock, anzi i due The Rock, le nostre due rocce giganti, possenti, bellissime, serviranno per proteggere il nostro tutto. Infatti qui davanti, davanti proprio all'entrata del tutto, adesso andremo a fare due piccole piattaforme dove piazzeremo appunto i due The Rock. Una piattaforma la andremo a mettere tipo, che so, qui, a questa altezza, proprio qui davanti tipo. Qui togliamo un attimo queste foglioline e togliamo questo, anche questo qua, e andiamo a mettere qui il blocco e facciamo un piccolo contorno così. Usiamo anche naturalmente i blocchetti muschiati e qui andiamo a piazzare il primo The Rock. Perfetto. Alla stessa altezza dall'altro lato andiamo a piazzare invece adesso il secondo. Soltanto qua di mezzo c'è quest'albero, ma The Rock non si ferma di certo davanti agli alberi. E quindi motto. E quindi ragazzi adesso andiamo appunto a fare la seconda piattaforma per il secondo The Rock. Ecco qua fatto. E piazziamo il secondo. Naturalmente qua adesso è un pochettino bruttino, quindi diciamo che l'alberello lo si può piazzare qua, lo possiamo poi far crescere. Anzi, penso che crescerà da solo. Però devo dire che non mi dispiace. Ragazzi, è bellissimo. Ora sì, ragazzi, Luca, che il tutto ha parlato. Il tutto, ragazzi, è felice. Cioè, proprio, ragazzi, la sua voce è uscita fuori dal suo santuario. Incredibile, non è mai successo finora come cosa. Sarà un segno. Fatto sta, devo dire che è spettacolare. È veramente bellissimo. E ragazzi, con l'alberello devo dire ancora meglio. Ma adesso manca l'ultima cosa, perché non posso lasciarvi in questo episodio senza un'altra minchiata della mia. Quindi devo craftare un'altra cosa. C'è un altro oggetto nuovo che vi devo mostrare. Anzi, non è un oggetto, è una cosa astrale, è bellissima. E abbiamo bisogno, ragazzi, di un pezzo di lana bianco e di un pezzo di lana nero. E poi dovrebbe stare qui, sì, insieme diciamo all'uovo con delle granate, un occhio dell'end. Ragazzi, è giunto il momento. Eccolo.
È proprio lui. Direi che adesso tu, mini chest, devi sparire. Perché è arrivato lui. Esatto.